100.000 luci a LED per l'albero più luminoso d'Italia e una nevicata di coriandoli bianchi hanno acceso il Natale di Pesaro nel cuore. L'evento più atteso dai cittadini pesaresi ha preso vita anche per questo 8 dicembre 2022 in una rinnovata Piazza del Popolo, il punto centrale più coinvolgente della città. Tantissime famiglie ad assistere al noto appuntamento diventato ormai una tradizione, che anche quest'anno ha attirato migliaia di persone pronte a filmare e fotografare con il loro smartphone il magico momento. Un Natale quest'anno più sobrio e meno luminoso del solito, sia per le vie della città che per il centro storico, come sottolineato dal sindaco Matteo Ricci. Una piazza bellissima, certo, quest'anno è una piazza più sobria. Ogni anno dobbiamo stare nel contesto nel quale viviamo. Quest'anno è un anno di austerity dal punto di vista energetico, e quindi abbiamo evitato le luminarie, abbiamo evitato la pista del ghiaccio, tante altre cose che ci sarebbe piaciuto fare, ma è giusto così quest'anno, bisogna stare in sintonia con le famiglie, con le imprese, con coloro che stanno tirando la cinghia dal punto di vista energetico, non potevamo fare cose fuori luogo. Nonostante questo è un Natale bellissimo, un albero il più luminoso d'Italia, quest'anno è un anno di austerity dal punto di vista energetico, e quindi abbiamo evitato le luminarie, abbiamo evitato la pista del ghiaccio, tante altre cose che ci sarebbe piaciuto fare, ma è giusto così quest'anno. A far immergere grandi e piccini nell'atmosfera natalizia impacchettata dal comune di Pesaro ci pensano le numerose attività in programma in questo mese di dicembre. Dall'8 di dicembre all'8 di gennaio vi aspettiamo in città, abbiamo creato un palinsesto di iniziative molto succoso e in pratica abbiamo coinvolto molte associazioni, molte realtà e scuole della città per creare sul nostro palco di Pesaro del Cuore concerti, spettacoli di danza, spettacoli per famiglie e bambini, e poi comunque sia abbiamo anche coinvolto coccole sonore, che sono quelli che diciamo in Italia conoscono di più l'ambiente giocoso delle famiglie, e quindi troverete diciamo tutto quello che può servire per accendere il Natale, per sentirsi uniti e vivere con l'atmosfera magica del Natale questi giorni. Una cosa importante ci tengo a sottolineare che è il villaggio di Babbo Natavis, che abbiamo realizzato in collaborazione con Avis in via Curia alla Pesaro. Portate i vostri bambini perché è molto molto interessante, avremo un pony, avremo Babbo Natale in persona che ritirerà le letterine dei bambini, e in più i quattro portali del Natale, che sono delle sculture luminescenti che abbiamo messo nelle quattro vie d'ingresso alla città. Tante tante cose per un Natale sicuramente bello e caldo.